credo abbia qualcosa da dire alle nostre candidate. Grazie a tutti comunque. Grazie, grazie a tutti. Io sono Gaetano Spadaro del Mitratto di Crevina, vi ringrazio. Io non sono molto bravo a memorizzare discorsi, quindi mi sono scritto due parole così per ricordare, cioè per riuscire, cioè a non perdere tutto il filo. Allora, vogliate perdonarmi se introduco queste parole facendo una similitudine calcistica? Come molti sapranno, a maggio vengono giocate le finali. A maggio noi giocheremo la nostra finale. In una partita di calcio l'arbitro di solito è imparziale. Nella nostra partita l'arbitro è il miglior amico del nostro avversario. In una finale due squadre si affrontano lealmente nel rispetto delle regole. Nella nostra finale il nostro avversario stravolge le regole, si costruisce le sue, barando miseramente. In una finale solo una squadra alla fine vincerà il trofeo. Ebbene, io vi dico che in questa nostra partita noi non ci giochiamo un trofeo, che come tutti i trofei verrà archiviato tra i titoli negli annali. Noi ci stiamo battendo per non farci portare via il nostro futuro, per non farci portare via la nostra libertà, per non farci portare via la nostra dignità. Ma che cosa vuol dire batterci per la nostra dignità? Cos'è la dignità? La dignità è quando un cittadino che è in difficoltà economiche è assistito dal proprio Stato e non perseguitato da questo, fino a costringerlo a suicidarsi. La dignità è quando ad un cittadino è garantito il diritto di poter crescere i propri figli senza vivere nella paura di non perdere, di non poterli mantenere e quindi arrivare al punto di perdere anche la propria patria potestà. La dignità è quando uno Stato conclude accordi internazionali solo ed esclusivamente nell'interesse dei suoi cittadini e non per organizzare la sistematica distruzione della propria economia, delle proprie industrie e quindi dei propri lavoratori. La dignità è quando all'interno delle istituzioni vi è una classe politica che ha come unico scopo l'interesse della cittadinanza che rappresenta e non una cozzaglia di collusi e corrotti al soldo dei pochi burattinai che fanno solamente l'interesse delle banche. La dignità è quando uno Stato garantisce ad ogni cittadino il diritto gratuito allo studio, investendo nella scuola e sulle potenzialità intellettive dei propri giovani e non lasciando crollare gli edifici scolastici, abbandonandoli all'incuria e alla inefficienza e lasciando scappare o addirittura incoraggiare a volte la fuga dei cervelli all'estero. La dignità è quando uno Stato applica una giustizia assolutamente equa e non indulgente con i pochi potenti privilegiati e spietata con i piccoli. Amici concittadini, stasera siamo qui per sostenere le nostre candidate al Parlamento europeo e con loro tutto il Movimento 5 Stelle. Io, in quanto attivista, insieme a Stefano Longhitano, qui presente nel Meetup di Crevina di Catania, del nostro gruppo, infatti, vorrei porgere i miei migliori auguri a loro e nello stesso tempo faccio gli auguri anche a tutti noi. Perché noi che siamo gli attivisti dei vari comuni, noi che conosciamo l'amara realtà dei nostri territori, viviamo in totale simbiosi con voi portavoce. Guardiamo con i vostri occhi e ascoltiamo con le vostre orecchie e soprattutto parliamo con la vostra bocca all'interno dei palazzi del potere. Soprattutto grazie al vostro lavoro e alla vostra lotta tutti i giorni troviamo la forza di diffondere le notizie veritiere tra coloro che sono disperati, impoveriti, indecisi, arrabbiati, licenziati, sfiduciati, indifferenti, indignati, eccetera. A volte una vostra frase o una sola vostra parola detta al momento giusto ad ognuno di noi può cambiare l'umore di una giornata. Mai sono riuscito ad immaginare che una forza politica potesse portare una moltitudine di persone ad avvicinarsi l'uno con l'altro ed insieme percorrere la strada che porta la politica nelle mani dei cittadini. Simona Suriano, Maria Cristina Saia, vi staremo addosso, ma nello stesso tempo vi sosterremo in tutti i modi. Ma sono sicuro che farete un ottimo lavoro. Insieme agli altri candidati fateci una promessa. Continuate a farci sentire orgogliosi del Movimento 5 Stelle. Quando ai figli dei nostri figli potremmo dire: io vissi al tempo di Luigi Di Maio, la genialità che si fece politica. Io vissi al tempo di Alessandro Di Battista, l'umile ma grandioso cuore pulsante. Vissi al tempo di Mario Giarrusso. Visse al tempo di Stefano Zito, Gianluca Rizzo, il coraggio di combattere la mafia all'interno delle istituzioni. Visse al tempo di Paola Taverna, di Barbara Lezzi, di Carla Ruocco, di Giannina Ciancio e di tutte le grandi donne del movimento. Visse al tempo di Beppe Grillo,
colui che diede il coraggio di sovvertire i potenti e rovesciare la piramide. Vinciamo noi. Grazie. Bravo! Vai Giannina! Bravo Gaetano, lo conosco. Gaetano, non me lo vuole magari. Che piante che ne fanno fare, mai piante. Non sono io solo che piante. Vabbè, siamo una comunità, non è gente che ci crede, quindi non puoi staccare, beh. Questo conosci.